Allora, l'esame di Stato che tutti noi chiamiamo esame di maturità, io ritengo che sia un momento fondamentale della vita di un ragazzo. È quel momento che, se vuoi, metaforicamente ti porta alla vita adulta, perché dopo l'esame di Stato c'è l'università o c'è il lavoro, c'è comunque un passaggio ad una realtà successiva rispetto a tutto quello che è stato prima. La scuola per certi versi è anche un luogo dove si proteggono tantissimo gli studenti e credimi, io da ministro ci sto provando a proteggerli in tutti i modi. Anche la scelta insieme al governo di tenere le scuole chiuse è stata una scelta sofferta, ma è stata una scelta che serviva a proteggere gli studenti. Gli esami di Stato, lo dico agli studenti, state tranquilli, state veramente sereni, perché sarà un momento bello della vostra vita. Tra 20 anni lo ricorderete, e non lo ricorderete come un qualsiasi esame di Stato, di maturità che c'è stato negli anni scorsi, non offendendo ovviamente tutti quelli che lo hanno fatto negli anni scorsi, me compresa. Ma saranno i ragazzi della maturità 2020, di un periodo della storia che sarà ricordato sui libri di storia da parte di tutti. Perché avremmo dovuto togliere agli esami di Stato questo valore e agli studenti? Tra l'altro io ho ricevuto le proposte degli studenti sugli esami di Stato, quando dovevamo decidere come farli e quante prove fare, e abbiamo tenuto in considerazione le proposte degli studenti, perché erano proposte mature, che arrivavano da persone che stavano vivendo una situazione difficile, perché stare chiusi a casa, veder frantumarsi le certezze. Questi erano ragazzi abituati a far sport, a uscire, a vedere gli amici. Ad un certo punto hanno visto la loro vita stravolta. Gli esami di Stato saranno il momento in cui potranno rivedere i loro professori. In totale sicurezza, questo ci tengo a dirlo, se il Ministro dell'Istruzione e il Governo hanno chiuso le scuole, le hanno chiuse per proteggere gli studenti. Allo stesso modo dico che tramite il comitato tecnico scientifico, quindi diciamo questo pool di medici, di scienziati italiani, noi possiamo portare gli studenti a fare gli esami in presenza. Mai e poi mai io, da docente, da ministro dell'istruzione, metterei a rischio la loro vita. Mai. Quindi questo messaggio deve essere chiaro per loro. È un momento importante della vita. E poi esiste ancora il valore legale del titolo di studio in Italia. Quindi la maggior parte dei paesi europei hanno mantenuto gli esami di Stato, sono soltanto 2-3 che li hanno cancellati. Io ritengo che sia un momento fondamentale della vita di ogni studente, per cui vanno fatti, ma vanno fatti in totale sicurezza e serenità d'animo. Io lo so che è un momento difficile per tutti i cittadini italiani, per gli studenti in particolar modo, però fidatevi di me, fidatevi del Ministro dell'Istruzione, fidatevi del Governo, perché questo esame ve lo ricorderete e non sarà un momento brutto da ricordare nella vostra vita. Io sono certa che lo ricorderete con affetto tra qualche anno.